beginning. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. Buonasera a tutti, eccoci nuovamente giunti alla nostra rubrica settimanale Azionariato Buy and Sell, tutto ciò che è successo durante l'ultima settimana sui mercati e azionari e le attese sulla nuova ottava. E intanto, come al solito, chiedo ai tantissimi che anche stasera sono appunto intervenuti in questa nella nostra appunto rubrica settimanale, se dal punto di vista audio video si riscontra qualche problema, dopodiché possiamo velocemente iniziare a dare come al solito uno sguardo ai mercati, situazione macro, euro, dollaro, un po' di valutario e dopodiché tutta la concentrazione sul nostro listino, le attese per la nuova ottava, i titoli da parte mia più interessanti al momento sul nostro listino e poi nell'ultima mezz'ora come al solito la chat aperta all'analisi richiesta, alle vostre domande e come al solito anche se lo
ripeto in continuazione, e durante la settimana per chi a chi io non risposto cercherò appunto personalmente di mandare una mail e rispondere alle tantissime domande che, come al solito, anche per il poco tempo che abbiamo a disposizione non riesco a rispondere. Da parte mia c'è l'interesse e la disponibilità a far aumentare la durata appunto di questa rubrica e farla diventare un'ora e mezzo per andare incontro ancora una volta ai tanti iscritti della settimana, e ricordo ancora che dalla prossima settimana non siamo più in onda la domenica, ma ritorniamo al nostro solito appuntamento che appunto ci ha accompagnato per diverse settimane negli scorsi mesi. Si ritornerà come al solito a lunedì, probabilmente non sarà più dalle 6 alle 7, ma sarà probabilmente dalle 7 e in poi. Comunque nelle prossime giornate troverete il tutto sul sito di Trend Online e anche sul mio blog, dove appunto ricorderò, segnalerò l'evento, la data e i giorni. Vedo che siamo tutti pronti e i riscontri sono come al solito positivi, non abbiamo nessun problema, nessun disguido, quindi possiamo tranquillamente partire e andare velocemente a dare uno sguardo a tutto ciò che è successo durante la settimana sui mercati appunto del vecchio continente, sui mercati internazionali e come al solito sul nostro listino principale. Intanto come al solito ripeto, vedo che in chat sono tantissime le domande fin da ora per quanto riguarda i titoli. Il consiglio è quello di riscrivere dalle 6:30 in poi, altrimenti poi la chat scorre e quindi dimentico qualcuno che ha scritto fin dall'inizio, quindi mi dispiace, e quindi il consiglio che do è quello di ascoltare la prima mezz'ora e poi dalle 6:30 in poi, come al solito, scrivete tranquillamente e le risposte arriveranno. E quindi nel giro di poche settimane, lo abbiamo detto fino alla settimana scorsa, e nel giro appunto di poche settimane, di pochissime sedute, è cambiato il sentiment. Attenzione, è cambiato il sentiment e non il trend, è cambiato quindi il sentiment sui mercati internazionali e quindi è decisamente virato al ribasso. Andremo a vedere i motivi di tutto questo, di questo sell-off che è successo nelle ultime sedute, soprattutto sui listini del vecchio continente. E quindi cosa è stato a far tornare prepotentemente alla ribalta il nervosismo e anche un VIX, ricordiamo, abbiamo sempre detto, l'indice della volatilità e l'indice della paura sui listini azionari, è stato il fattore dei paesi emergenti. E infatti, se gli ultimi dati macroeconomici provenienti dalla Cina, ad esempio, hanno continuato a segnalare un rallentamento delle crescite da parte del gigante asiatico. Ricordiamo che i vari indici PMI risultano ancora sotto il livello dei 50 punti base, come al solito un livello che separa la contrazione dall'espansione economica. E, da parte appunto di oltre questi problemi si sono aggiunti anche i problemi riguardanti la crisi valutaria sui paesi emergenti. Che le turbolenze intorno ai paesi a più alta potenzialità di crescita siano una novità sui mercati. Infatti lo abbiamo ripercorso nelle scorse settimane, sono ormai mesi che questi stati sono finiti per vari motivi sotto i riflettori. E la novità di questa settimana, delle ultime giornate dell'ultima ottava, sono la mossa di alcune banche centrali, in primis quella turca, di alzare massicciamente i tassi di interesse per frenare la caduta delle valute, appunto delle valute, e dare un taglio all'inflazione. Tutto ciò si è rivelato dopo poche ore in effetti un'operazione fallimentare, perché gli investitori hanno continuato a vendere appunto gli asset presenti in queste regioni. E in tutto ciò non ha agevolato soprattutto la decisione del FONC, l'avevamo detto durante la scorsa settimana, il market mover settimanale, il market mover mensile rappresentato appunto dalla Fed, l'ultima riunione di Ben Bernanke, che ha colpito anche lui duro, aprendo le porte al tapering, che non è stato di 10 miliardi come preventivato durante l'ultimo meeting, ma il tapering parte con 20 miliardi, quindi un'aggiunta di ulteriore 10 miliardi.
E quindi le mosse della Fed in tutto quel punto sui mercati azionari iniziano a diventare una variabile chiave per l'evoluzione appunto sui paesi emergenti. E cosa è successo? Che dopo la crisi finanziaria di 6 anni fa, del 2007-2008, il mercato è stato inondato, lo abbiamo ricordato più volte, di dollari a tasso zero e questi soldi hanno preso appunto 6 anni fa la strada degli emergenti. E ora con il ritiro anticipato appunto del QE, questi soldi stanno rientrando. Stanno rientrando, ma la notizia è che questi soldi che stanno rientrando, questi deflussi azionari, che stanno appunto andando via dai paesi emergenti rimangono in stand-by, praticamente non si stanno indirizzando verso altri asset, se non su alcuni asset sicuri come possono essere i bund, come possono essere i bond decennali statunitensi che dal 3% sono scesi al 2,75%. Ricordo che appunto con l'avvio del tapering il deflusso da parte appunto il deflusso di capitali dai paesi emergenti ha raggiunto nel mese di gennaio oltre 11 miliardi, così suddivisi 9 miliardi in uscita appunto dall'azionario, la restante parte dall'obbligazionario, quindi fanno 11 miliardi. Ricordo che nel solo 2013 i deflussi dai paesi emergenti, appunto era già iniziato questo deflusso, avevano raggiunto un livello di 59 miliardi, quindi 11 miliardi, siamo già a un livello veramente altissimo. E in tutto ciò, quindi in tutte queste news negative che hanno appunto riportato il sentiment sui mercati azionari a virare verso il basso, ripeto ancora una volta, a virare verso il basso il sentiment, non il trend, si è instaurato nelle ultime giornate la paura appunto della deflazione nel vecchio continente, grazie soprattutto per causa dell'inflazione che è uscita nel vecchio continente sotto le attese degli analisti. Ricordiamo un'inflazione cresciuta dello 0,7 quando la maggior parte delle banche d'affari stimava un'inflazione allo 0,9. Tutto ciò riporta al centro appunto del continente la paura della deflazione e questo è il titolo del nostro appuntamento. Abbiamo detto che ogni settimana cercheremo di dare un titolo alla rubrica appunto settimanale e questa settimana il titolo che ci accompagnerà è la paura della deflazione. Ecco quindi che entra in gioco la prossima settimana la BCE e in questo caso ormai con una inflazione così bassa le parole di Mario Draghi a questo punto non potrebbero più bastare per i mercati e soprattutto gli investitori che temono quindi la possibilità di una deflazione come avvenne nel 2009. Le opzioni in mano alla BCE possono essere di un ulteriore taglio di tassi o al massimo un acquisto diretto di portafogli di prestito delle banche, in poche parole una sorta di QE, con la liquidità che potrebbe essere dirottata verso quegli istituti finanziari che hanno la più alta concentrazione di prestiti in portafoglio, incentivando quindi in questo modo la riattivazione del credito. Tutto ciò sarà nelle mani di Mario Draghi che giovedì dovrebbe esprimersi in merito. Ma qual è stata? Ci siamo accorti da tutti nell'ultima parte della settimana una ripresa dei listini azionari. Arriviamo alla parte quindi positiva che ci può interessare per la nuova ottava. Abbiamo visto tantissimi appunto che nelle ultime 2 ore, soprattutto alcuni listini dei paesi periferici hanno ripreso quasi sul finale di seduta, hanno recuperato la maggior parte delle perdite, come quello del FTSE MIB che è risultato in leggero guadagno dopo aver perso a metà giornata oltre l'1%. E di tutto questo le news sono quelle appunto che arrivano, soprattutto una news del Financial Times, del Wall Street Journal, che praticamente secondo cui la Bundesbank, che sempre è stata contro una politica monetaria espansiva da parte della BCE, avrebbe dato il suo benestare a interrompere la sterilizzazione dei bond nel portafoglio della BCE.
In poche parole, cosa significa? Quando l'Eurotower, quando Mario Draghi, nel pieno della crisi dei debiti sovrani, si mise ad acquistare sul mercato i bond dei paesi in difficoltà, come quelli che potevano essere Italia e Spagna, per attenuare la pressione sui tassi, la banca centrale tedesca pose come condizione che queste immissioni fossero sterilizzate attraverso operazioni di drenaggio della liquidità. Interrompere quindi questo meccanismo equivarrebbe a mettere sul mercato tra i 170 e i 200 miliardi di euro. Non sarà una cifra elevata, ma potrebbe essere una sorta di QE camuffato e che quindi potrebbe riportare il sentiment degli investitori a virare al rialzo e a riportare gli acquisti sui mercati azionari, in particolar modo sui paesi periferici. Ricordiamo anche la nota arrivata durante l'ultima settimana da parte di Goldman Sachs, che ha dato un buy sui paesi periferici per quanto riguarda il 2014 e in particolar modo per l'Italia, che potrebbe rappresentare una storia importante nel nuovo anno. Gli ultimi report invece di BlackRock segnalano come la liquidità uscita dai paesi emergenti, l'ho detto prima in precedenza, è rimasta a bordo campo se non in misura minore dirottata verso asset rifugio come bund, decennali americani e oro che ha toccato i massimi delle ultime settimane, ma una liquidità che rimane a bordo campo vuole anche dire, come successe tra maggio e giugno del 2013, che gli investitori i grandi fondi potrebbero aspettare le occasioni migliori per entrare nuovamente sui listini azionari. Quindi, in un certo qual modo, le notizie non sono tutte negative, un qualcosa di positivo si intravede e vedremo durante la nuova ottava quello appunto che i mercati potranno appunto darci. Andiamo subito a mettere la nostra piattaforma, come al solito. La piattaforma di Visual Trader, ricordo ancora una volta che siamo sempre in compagnia di Trend Online. Ricordo, visto che le domande sono tante al riguardo, che la registrazione dell'evento la troverete in serata sul nuovo canale YouTube di Trend Online, canale YouTube che ogni giornata a fine seduta trova una mia pillola quotidiana, un breve riassunto, 5 minuti, su tutto ciò che è successo sul mercato azionario italiano. Abbiamo aperto la piattaforma e vediamo subito il valutario, il cambio euro-dollaro, l'euro che con il dato arrivato dall'inflazione, quindi una possibile nuova apertura da parte della BCE ha una politica monetaria espansiva, quindi nuove armi a disposizione di Mario Draghi, rompe gli importanti supporti che avevamo segnalato nelle scorse settimane, posti in area 1,35. Sotto questi livelli è possibile una continuazione delle vendite che potrebbero portare l'euro in direzione di area 1,34 minimi di metà novembre e a seguire area 1,33 e 40. Quindi al momento sotto 1,35 il consiglio, l'operatività rimane un'operatività prettamente short. E che l'euro sia debole nei confronti non solo del dollaro e del biglietto verde, ma anche di altre valute, si vede anche dal rapporto euro-yen. Candela, profonda candela rossa, ancora una volta sulla scia del pessimo dato arrivato dall'inflazione, la moneta unica che rompe area 140, e a questo punto anche qui operazione ribassista con probabili target nel breve periodo posti in area 135,50-135. Quindi la moneta unica in attesa della BCE rimane debole, rimane l'operatività, soprattutto nei confronti di dollaro e yen, al momento rimane prettamente un'operatività ribassista. Andiamo subito a dare uno sguardo agli indici stranieri, in particolar modo andiamo a dare uno sguardo all'indice di riferimento per il vecchio continente, ovvero il DAX che rompe
durante la settimana l'importante supporto ex resistenza, ex massimi di fine novembre, inizio dicembre in area 9.400 punti, chiusura della settimana in area 9.300 punti con una candela finale, candela di venerdì, un gran recupero della quella appunto che dicevamo nei primi minuti della nostra rubrica. Comunque la conferma del DAX sotto questi livelli dovrebbe essere ancora avere una view negativa con probabili test in area 9.180-9.200 e a seguire 9.000 punti. Nella giornata di venerdì il DAX è andato a chiudere anche la candela che avevamo lasciato aperta a metà dicembre in area 9.180 punti, quindi anche qui abbiamo la chiusura di un gap up lasciato aperto a metà dicembre. E andiamo velocemente a dare uno sguardo al nostro indice principale, il FTSE MIB, che nonostante tutto durante la settimana ha retto meglio, ha performato discretamente nei confronti di tutti gli altri, di tutti gli altri mercati. Andiamo a vedere le prime positività che arrivano dal FTSE MIB. Importante cos'è stata la grande tenuta dei minimi fatti segnare in area 19.100 punti e per minimi fatti segnare nella giornata di lunedì, di mercoledì e di venerdì, minimi che hanno tenuto, e questo è un primo dato positivo. E ricordiamo, come al solito e come ho detto durante la settimana nella rubrica giornaliera che trovate su Trend Online, importante al rialzo sarà soprattutto il recupero di area 19.500 punti, e 19.500 punti che aprirebbero la strada ad un possibile test in area 19.800 punti e a seguire sui top di periodo fatti segnare solamente 2 settimane fa in area 20.150. È fuori di dubbio che la rottura 19.000 punti, la rottura dei minimi fatti segnare durante la settimana sarebbe anche in corrispondenza della media mobile a 50 giorni che transita leggermente sotto i 19.000 punti, sarebbe senz'altro un segnale fortemente ribassista, e a quel punto la view rimarrebbe ancora negativa. E mi chiedono appunto, vi rispondo velocemente, visto che siamo sul FTSE MIB, se le analisi vengono fatte sui future o sull'indice vero e proprio. L'analisi è sull'indice vero e proprio, abbiamo l'indice appunto FTSE MIB. Andiamo velocemente ora a vedere i titoli che durante la settimana hanno dato segnali positivi o che nel breve continuano ad essere impostati al rialzo o che potrebbero dare appunto segnali operativi sia long che short. E tra i primi titoli che naturalmente segnalo e che ho segnalato anche durante la settimana sul mio sito Un occhio sui mercati azionari è il titolo SETM, ovvero segnali positivi in arrivo appunto da SETM. Andiamo subito a vederli. Il titolo rompe la parte alta dell'ampia congestione in cui era ormai ingabbiato il titolo SETM da parecchi mesi. La rottura dei 6 euro ha portato il titolo a testare area 6,10. Una rottura, una conferma oltre questi livelli dovrebbe essere di buon auspicio per andare a chiudere il gap down lasciato aperto in area 6,36. Quindi segnali positivi dal titolo SETM. Andando avanti, tra i titoli che rimangono impostati al rialzo, abbiamo il titolo Intesa San Paolo che rimane all'interno di una congestione posta tra le resistenze in area 2 euro, 2,01 e i forti supporti in area 1,90. Anche qui la rottura dei 2 euro sarebbe un'operazione da sfruttare in long. Intesa San Paolo, qui mi fermo leggermente, nonostante la grande volatilità e la debolezza soprattutto su alcuni titoli, in seguito al famoso aumento di capitale arrivato dal Banco Popolare, è un titolo che ha performato alla grande durante le ultime settimane. Tutto ciò ci mette davanti a una possibile rottura delle resistenze, quindi attenzione al titolo Intesa San Paolo con gli allarmi posizionati con la rottura di area 2 euro. Andiamo velocemente a vedere un altro titolo che nel nostro portafoglio, ed è
titolo è Falk, titolo che ormai sta congestionando sotto le importanti resistenze posizionate in area 1,42,5. I volumi nelle ultime giornate sono in netta contrazione, quindi la rottura di area 1,42,5 sarebbe senz'altro un segnale affidabile appunto da parte del titolo delle energie rinnovabili. E visto che eravamo sul titolo STM, vedo che c'è una domanda al riguardo. È un titolo che è entrato in portafoglio con la rottura di 6 euro, è entrato in portafoglio, volumi alti, e quindi è all'interno del portafoglio dei titoli che fanno appunto riferimento al FTSE e MIB. Velocemente ad un altro titolo che rimane interessante dal mio punto di vista è il titolo Finmeccanica. L'abbiamo detto più volte durante le ultime settimane, insieme a Fiat potrà rappresentare una storia di successo per svariati motivi durante il 2014, titolo che rimane vicinissimo ai top di periodo posti in area 6,65, 6,70, il break di questi livelli sarebbe senz'altro un segnale da sfruttare in long. Al ribasso, anche qui avremo subito appunto un'operatività short con la rottura di area 6,15, 6,10, anche se il consiglio è quello di aspettare il ritorno sotto la soglia di 6 euro per poter imbastire delle operatività short. Andando avanti, vecchio cavallo di battaglia e titolo che rimane all'interno del nostro portafoglio delle midcap è il titolo World Duty Free, titolo che dopo aver toccato un top di periodo, un top di sempre in area 11 euro e leggero pullback fin verso area 10,50, sembrerebbe appunto aver ripreso nuovamente la strada dei rialzi. Anche qui livello d'allarme con la rottura di area 11 euro. Segnali negativi invece si avrebbero con il ritorno sotto i 10 euro. Altri due titoli che segnalo sono il titolo Nokia, fortissima candela negativa all'indomani dati trimestrali, risultati sotto le attese, ma ripeto ancora con un quarto trimestre in ripresa rispetto ai trimestri precedenti. La tenuta dei 5 euro potrebbe essere un segnale importante di ripresa delle quotazioni appunto per il colosso delle telecomunicazioni appunto finlandese. E per rimanere nel settore high tech ricordo il titolo Esprinet, anche qui titolo che deve aver toccato un top di periodo, il pullback si è appoggiato sulla soglia dei 6 euro, la tenuta dei 6 euro sarà sicuramente la tenuta, possibili ritorni in area 6 euro potrebbero essere importanti per mettere il titolo in portafoglio, e un titolo che comunque rimane impostato al rialzo. Questi sono i titoli che al momento reputo più interessanti, ce ne sarebbero altri, ma sicuramente con le vostre domande sicuramente andremo a rivederli. E segnalo ancora una volta il titolo Fiat, che durante la settimana ha comunicato dei dati trimestrali, risultati leggermente sotto le attese, ma quello che il titolo ha pagato nella giornata di mercoledì con quotazioni che sono andate anche ad essere sospese per eccesso di ribasso è una view leggermente conservativa per l'intero 2014. Non cambia la mia invece view personale, che rimane quella di un titolo che nel 2014, l'ho detto prima, insieme al titolo Finmeccanica potrebbe rappresentare un cavallo di battaglia appunto da cavalcare durante il nuovo anno per svariati motivi. E volta via mezz'ora, quindi lascio aperte subito le domande, la chat alle vostre tantissime domande. E vedo che alcune domande riguardano il canale di YouTube. E basta cercare appunto mettere sul motore di ricerca YouTube su Trend Online e troverete comunque il tutto. Cercherò anch'io durante la settimana di postare qualcosa sul mio sito per avere velocemente
un indirizzo, essere appunto reindirizzati sul canale YouTube. Ricordo ancora una volta il servizio di segnali per quanto riguarda le mid cap, e non solo le mid cap, quindi un servizio che è praticamente fatto da report e segnali operativi diversificati per orizzonte temporale, lo vedete appunto scritto nel sito di Trend Online nella sezione premium, e quindi orizzonte temporale intra e multiday grazie anche all'uso degli SMS. Servizio caratterizzato da 4 report giornalieri, di cui uno di metà giornata, il classico appunto intra, che è riservato al portafoglio per tenere aggiornato su tutto ciò che succede sui mercati azionari. Nel weekend è prevista la newsletter che dalla prossima settimana, quando la nostra rubrica si trasferirà a lunedì, verrà nuovamente inviata agli utenti. Quindi andiamo velocemente alle domande che vedo subito in chat. Rimettiamo subito la nostra piattaforma. Vedo che tante sono le domande che riguardano il settore lusso. Andremo anche a fare un'analisi completa su tutti i titoli, bene o male, del settore lusso. Settore lusso che durante la settimana ha pagato i dati negativi arrivati da Prada. Il titolo Prada ormai è arrivato sui listini asiatici ai minimi di periodo, però notizie positive, conti positivi sono arrivati per esempio da Ferragamo. Quindi dati contrastanti, e quindi in questo modo dovremmo fare, come abbiamo detto all'inizio dell'anno del 2014, mettere da parte le innumerevoli performance che abbiamo registrato nel 2013, e quindi concentrarci sul nuovo anno andando a scegliere i titoli importanti, i titoli che possono dare soddisfazioni. Quindi il consiglio nel 2014 è, nonostante la view rimane sempre impostata al rialzo, una view positiva, è quella di scegliere i titoli con cura. Partiamo quindi subito da un titolo che durante la settimana ha perso tantissimo, ed è il titolo TOTS, quindi titolo del settore lusso. Titolo che ha perso gli importanti supporti, gli importanti minimi di periodo posti in area e 104, titolo che è arrivato ormai sulla soglia dei 100 euro. Andiamo a mettere velocemente un grafico settimanale per ingrandire il nostro grafico. Titolo quindi che si è appoggiato sui 100 euro, e qui ora è importante capire se il titolo, volumi in aumento, quindi primi segnali appunto non positivi, volumi in aumento durante questa discesa. Ora nel breve è importante capire se questa soglia di prezzo, queste quotazioni, questi 100 euro possono o meno reggere. In caso appunto di tenuta, ma ancora una volta il consiglio è non acquistare un titolo che cade, nonostante ormai sull'RSI di breve siamo ormai arrivati a livelli veramente minimi, anche nell'RSI a 14 giorni siamo ormai su livelli che ci potrebbero dare un segnale di possibile rimbalzo, ma il consiglio è quello di aspettare una fase di consolidamento, sia il grafico ad inviarci un primo segnale positivo. La tenuta dei 100 euro potrebbe essere appunto importante per piccole dosi mettere il titolo in portafoglio. E al contrario di titolo TOTS è il titolo Salvatore Ferragamo, che ha comunicato dati positivi durante la settimana. È un titolo che ha rotto gli importanti supporti che passavano in area 25 euro. Anche qui è un titolo che, nonostante i buoni dati, si è appoggiato sulle ex resistenze poste in area 22 euro. Attenzione anche qui, la discesa sotto i 22 euro sarebbe un ulteriore segnale positivo con possibile
disponibili test in area 20 euro. E mi soffermo appunto su Ferragamo e Tozzo, visto che erano dei titoli in gran parte richiesti in chat, sono tantissimi titoli del settore lusso oggi richiesti. Un altro che mi chiedono è IOX, poi passiamo velocemente al settore bancario, che come al solito è quello che interessa di più. Anche qui la discesa sembrerebbe essersi arrestata in corrispondenza del Supertrend, che transita in area 26,50. Al momento io non intravedo segnali positivi, se non un primo segnale positivo sarà con il ritorno delle quotazioni oltre la soglia dei 30 euro. Al momento i titoli più interessanti in questo momento sono altri e poi andremo a vederli. Uno di questi può essere il titolo Poltrona Frau. Andiamo velocemente Poltrona Frau, che su cui abbiamo sfruttato la tenuta dei supporti della congestione della fase laterale di medio periodo posta tra area 2,22 e le resistenze poste sopra area 2,50. La tenuta di area, come è successo durante la scorsa settimana, ci ha fatto appunto rientrare sul titolo con stop appunto appena sotto il livello di ingresso. Questa è una delle solite operazioni che in base al grado di investimento, di speculazione che ognuno ha, la tenuta di importanti supporti all'interno di una fase laterale, all'interno soprattutto di un trend di fondo al rialzo, può essere sfruttata appunto per entrare, per mettere appunto il titolo in portafoglio. Passiamo velocemente al settore bancario, altrimenti stasera mi picchiate. Quindi andiamo velocemente al Banco Popolare, titolo che ormai ne ha viste di tutti i colori con l'aumento di capitale. Titolo che ha rotto all'indomani dell'aumento di capitale, si parla di lunedì scorso, area 1,50, domenica scorsa aveva appunto consigliato di evitare il settore bancario, di vedere quali sarebbero state le reazioni degli investitori, del mercato a questo aumento di capitale. In effetti la reazione si è vista sul mercato, titoli che sono stati in gran parte nelle prime sedute della settimana veramente bastonati, e il titolo ormai è tornato sugli ex supporti posti in area 1,25, la tenuta di questi supporti potrebbe essere un'area da dove il titolo potrà riprendere il suo trend, ma al momento io eviterei un ingresso. Attenzione ad area 1,20-1,22, sotto questi livelli attenzione, perché il titolo potrebbe andare incontro alla nuova accelerazione ribassista con probabili discese che potrebbero finire verso area 1,10, che sono i minimi, 1,10-1,5, che sono i minimi degli ultimi mesi. E attenzione, perché nel weekend a mercati chiusi è arrivata una promozione sul rating del Banco Popolare da parte di Moody's, quindi potrebbe essere per l'apertura dei mercati nella giornata di domani, potrebbe essere un qualcosa di positivo. Andiamo a vedere il titolo Credito Valtellinese, quindi rimaniamo all'interno del settore bancario. È un titolo che abbiamo venduto in loss, titolo che è sceso sotto gli importanti supporti che avevo segnalato appunto nelle scorse settimane in area 1,30-1,32,5, titolo quindi che al momento rimane al ribasso nonostante i recuperi delle ultime due giornate. Primi segnali positivi si potrebbero avere solamente con il ritorno oltre i livelli, quindi oltre gli ex supporti, quindi quando il titolo andrebbe anche a ricoprire il gap down lasciato aperto nella giornata di lunedì, solamente in quel caso si potrebbe riprendere in considerazione il titolo Credito Valtellinese. Andiamo velocemente alla Banca di Carige, titolo che soffre pesantemente le tantissime news negative. Qui mi si chiede se è un'operazione short.
In effetti l'operazione short poteva essere già fatta, come avevamo segnalato la scorsa settimana, con la rottura dei minimi che il titolo aveva fatto segnare in area 0,42 e quindi l'operazione ribassista sotto 0,42, il titolo sta andando a far segnare nuovi minimi, quindi al momento l'unica operatività sul titolo Banca Carige è un'operatività ribassista. Rimaniamo sempre all'interno del settore bancario con il titolo Banca Popolare Milano. Apro una parentesi e la chiudo velocemente. Vedo che le domande sul settore bancario sono tantissime. Ho segnalato subito tra i titoli più interessanti tra i miei preferiti Intesa San Paolo, quindi rimaniamo sempre sul settore bancario. Il consiglio è o in questo momento fanno delle operazioni ribassiste sulla maggior parte dei titoli finanziari, o altrimenti, se uno ama l'operatività long, l'operatività appunto, la classica operatività long, è andare a cercare quei po pochi titoli che all'interno del settore bancario, settore finanziario, rimangono impostati al rialzo. Popolare Milano, anche qui abbiamo un'operatività, un trend di breve negativo sotto area 0,44, nuovo segnale short, e a quel punto il segnale short potrebbe essere sfruttato con primi target posti in area 0,44. E 41. Quindi ripeto ancora, sotto di 0,44 il titolo della Banca Popolare di Milano, ricordo ancora, paga anche la vendita da parte di Bonomi di oltre l'8% del capitale, quindi è un titolo che ha inviato da tempo un segnale negativo, e sotto area 0,44 ne invierebbe un altro segnale di debolezza con target posti appunto sui minimi fatti segnare a metà dicembre, minimi dove poi il titolo rimbalzò fin verso i top di periodo in area 0,55. E rimaniamo sempre sul settore finanziario con il titolo UBI, leggermente meglio degli altri titoli che abbiamo visto in precedenza, titolo che ritorna sopra gli ex massimi, sopra i supporti posizionati in area 5,15. La view sembrerebbe quella di un recupero delle quotazioni. Anche qui il campanello d'allarme suonerebbe con la rottura dei massimi di periodo fatti segnare in area 5,75. Al ribasso, il ritorno verso area 5,15, quindi tenuta di questi livelli, potrebbe essere interessante per sfruttare appunto la debolezza di breve, ma attenzione con stop sotto area 5, che sono i minimi fatti segnare nella giornata a cavallo tra lunedì e martedì di questa settimana. Sempre sul settore finanziario, ma sul risparmio gestito con il titolo Azimut, titolo che, l'ho detto più volte a furia di diventare noioso, è un titolo che sulle debolezze va sempre acquistato, è un titolo che rimane impostato al rialzo, titolo che nuovamente sembrerebbe pronto a rimettere sotto pressione i massimi di sempre posti in area 22,10-22,15. Attenzione perché sopra questi livelli il titolo invierebbe un nuovo segnale di acquisto. Quindi attenzione al titolo e Azimut. Vedo che c'è qualche utente che mi segnala dei problemi per quanto riguarda l'audio, quindi ancora una volta faccio richiesta: se va tutto bene, dopo possiamo ripartire. Intanto vado a rimettere in lista il titolo Telecom che mi viene richiesto. Vedo che i riscontri sono positivi. Titolo Telecom, un titolo che come al solito cavalca la speculazione, quindi attenzione, titolo che si muove in base alle news di possibili vendite o meno. Importante nel breve è la tenuta di area 0,80-0,79, che sono i livelli dove transita il super trend, dove transitano i minimi fatti segnare a cavallo tra venerdì e lunedì
scorso, quindi sotto questi livelli l'operatività sarebbe short. Al rialzo, primi segnali positivi sarebbero sopra 0,875. Ora siamo nella terra di nessuno, area 0,825, quindi il consiglio al momento è di rimanere a bordo campo. In caso il titolo si abbia in portafoglio, lo stop sarebbe sotto area 0,79. È un titolo che vedo tantissimo richiesto in chat, è il titolo Indesit, titolo che, lo abbiamo detto più volte, cavalca la speculazione. La candela di venerdì con volumi in aumento, attenzione, volumi in aumento sulla mid cap Indesit, segnala appunto anche in base alla short list che dovrebbe essere comunicata per quanto riguarda possibili unioni tra Indesit e una società appunto del settore, ha riportato il titolo ai top di periodo, quindi in area 10,20. Oltre questi livelli scatterebbe un nuovo segnale sulla forza da parte appunto di Indesit, che a quel punto potrebbe andare nuovamente scattare al rialzo e avere un target brevissimo, fino anche verso area 10,50 e a seguire 11 euro. Come vedete, siamo su un titolo che è ormai sui massimi degli ultimi anni. E vedo che ancora l'utente di prima ha dei problemi per quanto riguarda l'audio. Il consiglio è quello di spegnere il programma e farlo ripartire. L'unica soluzione potrebbe essere questa. Andiamo velocemente a parlare delle utility con il titolo Acea, titolo che è tornato dopo la falsa rottura di area 8,50 e è arrivato a testare la soglia degli 8 euro. Area 8 euro che potrebbe, la tenuta di questi livelli, essere interessante per entrare in posizione. È sottinteso che sotto questi livelli si aprirebbero dei segnali ribassisti con probabili target in area 7,75, che sono le ex resistenze, gli ex massimi di periodo fatti segnare a metà ottobre e rotti poi con questa candela verde nel mese di novembre. Al rialzo, primo segnale di forza oltre area 8,60. E sempre nel settore delle utility A2A, anche qui tenuta dei supporti in area 0,77,5, per chi non vedo che è una domanda e il buy quando arriverebbe, al momento aspetterei soprattutto la rottura dei massimi delle resistenze poste in area 0,85,50. Ricordo sempre che sulla società grava il possibile collocamento del 5% in mano ai comuni di Brescia e di Bergamo. E sempre sui titoli appunto delle utility, la preferita per quanto riguarda la mia appunto personale view è il titolo Ascopiave, che ha tenuto gli importanti supporti posizionati appunto in area 1,92. La tenuta di questi livelli ha fatto ripartire gli acquisti e volumi in leggero aumento, primo segnale operativo sulla forza solamente con la rottura di area 2,05. Andiamo al titolo Mediaset, fase veramente contrastante ora in questo momento sul titolo Mediaset, che dopo aver toccato un top oltre 4 ed essere arrivata fin verso area 3,50, leggera ripresa delle quotazioni, al momento per chi non avesse il titolo in portafoglio aspetterei la rottura dei massimi oppure su nuovi ribassi, su nuove prese di beneficio, la tenuta di area 3,50-3,45. I volumi su questa discesa sembrerebbero essere in calo, però anche qui attenzione ai dati che potrebbero appunto arrivare dalla società. Andiamo nuovamente a vedere un titolo che durante la settimana ha rotto importanti massimi di periodo, come il titolo Recordati,
titolo che ha rotto gli importanti e i massimi posti in area 11,50-11,55 e al momento è un titolo appunto che se fin dalla prossima settimana si dovesse confermare su questi livelli è un titolo che metterei in portafoglio, però attenzione perché sembrerebbe appunto anche guardando alcuni indicatori abbastanza tirato, soprattutto nel breve periodo. Arriviamo ad ASTM, l'ex Autostrade Torino-Milano, anche qui titolo che dopo aver toccato un massimo in area 12 euro con volumi in diminuzione si sta appoggiando appunto sugli vecchi supporti posti in area 11 euro, anche qui la tenuta di questi livelli potrebbe essere interessante. Sotto sarebbe un segnale fortemente, una chiusura sotto questi livelli sarebbe sicuramente un segnale negativo con probabili target fin verso area 10,45-10,50. Titolo Piaggio, al momento l'unica operatività è un titolo che ha corso tantissimo durante l'ultimo anno e soprattutto durante gli ultimi mesi. Anche qui, primo segnale positivo si avrebbe con la rottura di area 250 che sono i massimi fatti segnare dal titolo durante le scorse settimane, invece al ribasso probabili appunto discese fin verso area 210 potrebbero essere appunto sfruttate la tenuta di questi livelli per entrare sul titolo. La mia view al momento non sembra un titolo interessante. Andiamo a vedere la piccola EMAC, titolo che non seguo, però andiamo a fare una veloce analisi. È un titolo che all'interno di una congestione posta tra i supporti in area 0,80 e le resistenze in area 0,85 e 50, volumi nelle ultime giornate in forte calo, sembrerebbe una fase appunto di accumulo, primo segnale positivo con la rottura appunto delle resistenze. Andiamo a vedere il titolo Pirelli che durante la settimana ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo anche in base a delle news che sono arrivate da oltreoceano e che darebbero Goldman Sachs insieme a Tronchetti Provera vicini a lanciare un'OPA sul titolo, sulla società dei pneumatici. Ricordiamo sempre che Goldman Sachs e Tronchetti Provera hanno fatto negli anni passati accordi. Ricordiamo appunto l'ex Pirelli Cavi, oggi Prysmian, appunto ceduta ai tempi da Pirelli proprio ad una società di Goldman Sachs, e quindi non sarebbe una novità una possibile OPA sul titolo appunto Pirelli. Notizie, rumors che sono state comunque negati, rumors che arrivavano da oltreoceano, è un titolo che comunque consiglio di seguire. A me il titolo piace, una possibile area di ingresso potrebbero essere le ex resistenze poste in area 11,50, ex resistenze e supporti che il titolo ha tenuto durante il mese appunto di gennaio, mentre al rialzo avremo un nuovo segnale operativo con la rottura di area 12,70-12,95. Ricordiamo che le news sul titolo Pirelli non sono arrivate durante questa settimana per la prima volta. Chi segue il mio blog, il mio sito, ne ho parlato più volte tra dicembre e gennaio con fondi statunitensi interessati ad entrare nel capitale della bicocca. Le vendite fatte nelle scorse settimane da importanti banche che avevano il titolo Pirelli hanno trovato velocemente un acquirente, quindi questo dimostra che il driver, il focus su Pirelli dovrà rimanere
e dovrà continuare a rimanere, quindi cerchiamo una soglia di ingresso il cui appunto rischio rendimento è a nostro favore, ma comunque un titolo che a me piace tantissimo. Ritorniamo nuovamente sulle banche col titolo Unipol, è un titolo che ha recuperato velocemente gli ex supporti che aveva rotto durante la settimana, posti in area 4,20, la tenuta di quest'area può essere interessante per mettere titoli in portafoglio. Ricordo che un primo segnale positivo si avrà solo con la rottura dei massimi fatti appunto e segnare a metà gennaio. Ritorniamo velocemente al settore lusso con il titolo Geox, titolo che sembra riportarsi sopra la soglia dei 3 euro, titolo che ha tenuto l'importante durante la discesa, l'importante livello del super trend che transita in area 2,80, il recupero dei 3 euro potrebbe a questo punto dare nuova i volumi in aumento nelle ultime sedute, quindi attenzione, segnali positivi potrebbe essere interessanti con un primo segnale positivo che si avrebbe sopra area 3,08 e a seguire il titolo potrebbe aprire le porte e andare a testare i top di periodo posti in area 3,20-3,25. Titolo ERG. Titolo che viaggia in area 10,21, è un titolo che nelle ultime settimane ha ricevuto diverse promozioni dalle banche d'affari. Un primo segnale positivo si avrebbe con la rottura di area 10,30 che sono i top delle ultime settimane. Sopra la 10,30 il titolo genovese andrebbe a testare le resistenze poste in area 10,55, e sempre per rimanere nel settore della raffinazione andiamo a trovare il titolo Saras, titolo che si sta riportando sopra la soglia degli 0,90 al momento, è un titolo che nonostante il recupero non è che mi faccia impazzire, però il ritorno sopra la 0,90 che erano importanti minimi di periodo potrebbe essere un segnale importante, ma se dovessi scegliere tra Saras ed ERG preferirei lavorare sulla forza e quindi andare a concentrarmi su un titolo ERG la cui impostazione di fondo rimane al rialzo senza se e senza ma. Ritorniamo al settore del finanziario con il titolo MPS, andiamo subito a mettere il titolo MPS. Titolo che sembra aver preso nuovamente dopo, un titolo che comunque dovrebbe continuare a soffrire visto gli aumenti di capitale del settore bancario, ricordo sono uscite le durante il venerdì appunto a mercati chiusi sono usciti tutti quei nuovi coefficienti degli stress test a cui dovranno andare incontro le banche, quindi attenzione perché è un titolo che dovrebbe andare incontro a un aumento di capitale, quindi un titolo che ha ripreso la strada dei ribassi, al momento non intravedo nessuna operatività long, se non la prima operatività long si avrebbe con il ritorno delle quotazioni sopra le 0,193 che sono i massimi dell'ultimo mese, al ribasso nuove operazioni short si avrebbero con la rottura dei minimi delle ultime giornate poste in area 0,164 e target sui minimi di periodo in area 0,15. Andiamo al titolo Grande Editore L'Espresso, Gruppo Editoriale L'Espresso,
titolo che rimane impostato al rialzo e fase di leggera, appunto, di leggeri presi di beneficio, ma anche qui tenuta, la tenuta dei minimi, la tenuta dei minimi delle ultime giornate poste in area 1,55, 1,60, sarebbe un segnale positivo, primo invece segnale sulla forza con la rottura di area 1,70, 1,75. Anche qui abbiamo il titolo Cairo, un titolo che ha tenuto egregiamente la soglia del sell, soprattutto egregiamente il livello del super trend. È un titolo che continua a piacermi e che rimane impostato al rialzo. Nuovo segnale positivo con la rottura di area 6,60 su debolezza la tenuta dei 6 euro. Titolo Unicredit, al momento titolo Unicredit rimane all'interno e nonostante il rimbalzo, il piccolo rimbalzo, la piccola ripresa delle ultime giornate rimane all'interno di un trend ribassista. Un primo segnale positivo si avrebbe solo con il recupero degli ex massimi di periodo che transitano in area 5,65-5,70, solo lì si vedrebbe un primo segnale positivo. Sotto invece area 5,40, nuova debolezza, nuove operazioni short, a quel punto il titolo avrebbe la strada spianata per andare fin verso la soglia dei 5 euro che sono i minimi di periodo. Andiamo al titolo Ansaldo, tiene anche lui egregiamente la soglia degli 8, il livello degli 8,20, ex resistenza. Tenuta di questi livelli è un segnale positivo, il primo vero nuovo segnale di forza, al contrario si avrebbe con la rottura dei massimi di periodo posti in area 8,55-8,70. Torniamo al settore tra virgolette oil con il titolo Trevi, operatività al momento ribassista, probabile un test sulla soglia dei 6 euro. Al momento non ti intravedono appunto operazioni long sul titolo Trevi. Andiamo sul titolo assicurativo che rimane impostato al rialzo, titolo Vittoria Assicurazioni, dove i livelli da tenere sotto osservazione sono i 9 e a seguire area 9,35-9,40. Sopra questi livelli, attenzione perché il titolo assicurativo invierebbe un nuovo segnale long. Il titolo che comunque nella trend di fondo rimane impostato al rialzo. Parlo dei 9 euro perché 9 euro erano le ex resistenze e gli ex massimi di periodo fatti segnare a novembre. Quindi è un titolo che comunque rimane impostato al rialzo. E andiamo velocemente ad vedere il settore lusso con il titolo Moncler, titolo che aveva fatto segnare un minimo di periodo, la sua breve storia in area 13,30, al momento io un'operatività sul titolo la sconsiglio, un primo segnale positivo si avrebbe solamente con il ritorno sopra i 15 euro. È un titolo che comunque aspetto ben sotto i livelli attuali per poter aprire una qualche operazione. E infine andremo a chiudere il nostro incontro con il titolo TXT, titolo che rimane all'interno di un trend fortemente rialzista, titolo che nella giornata di venerdì ha rotto i suoi massimi in area 22,50, inviando un ulteriore segnale long. Attenzione che sul titolo c'è un aumento di capitale, tra virgolette, aumento di capitale in quanto verrà agli azionisti che hanno il titolo in portafoglio verrà dato a un'azione ogni una posseduta. Il titolo a quel punto verrebbe dimezzato e tutta questa operazione verrebbe fatta dalla società per rendere il titolo più liquido, quindi è un titolo che per me continua ad essere impostato al rialzo e mi piace tantissimo. Andiamo alla piccola Tamburi.
titolo che al momento, nonostante la tenuta dei minimi di periodo, non mi piace. Ricordo che sul titolo c'è un fondo short, quindi al momento eviterei l'esposizione del titolo Tamburi, nonostante in settimana siano arrivate delle notizie positive da parte della società. Siamo quindi arrivati al termine nuovamente di questo nostro incontro che è durato oltre un'ora. Come al solito ringrazio tutti quanti voi per avermi tenuto compagnia appunto per questo lungo periodo. Ricordo nuovamente che la prossima settimana ci rivedremo di lunedì, l'orario passerà molto probabilmente dalle 7 alle 8. Il consiglio è quello di seguire il mio sito dove troverete subito l'orario, i nuovi orari e normalmente anche il sito di Trend Online nella sua sezione webinar. Quindi ancora una volta ringrazio tutti, buon trading e a lunedì prossimo. Buona serata a tutti.